Amici Android Blog, oggi un'altra recensione di un altro tablet, questa volta un'unità da 7,9 pollici, quindi stiamo parlando di HP Slate 8 Pro. Ottimo il display, ottimo il processore per quanto riguarda il reparto gaming, ma non solo. Ottima la durata della batteria, ottimo anche il reparto fotografico. Ma in che cosa può deludere questo tablet? Eccoci amici di Android Blog, finalmente a recensire questo HP Slate 8 Pro. Vi parlo subito di display. Display veramente molto buono. Un attimo che devo cancellare, devo chiudere un po' di applicazioni in modo tale da farvi vedere anche come funziona. Display ottimo, ha un IPS 7,9 pollici, rapporto in 4 terzi. Per quanto riguarda le immagini colorate sono buone, peccato per scusate, i neri effettivamente sono non profondi, sono tendenti al grigio, nessun tipo di problema per quanto riguarda gli angoli di visione. Ora ci sono molti riflessi in casa, quindi è difficile da farvi vedere. Vi faccio vedere anche qua queste immagini che sono veramente belle da riprodurre, nessun tipo di colore slavato, molto belle da vedere. Visto che parliamo di immagini, vi parlo anche di reparto fotografico. Reparto fotografico composto da una fotocamera anteriore da 0,9 megapixel che funziona bene per scatti, anche selfie, non di ottimissima qualità, ma comunque sia buoni. E un sensore fotografico posteriore da 8 megapixel con autofocus e flash LED. Ecco, insomma, mi aspettavo peggio, ma iniziamo ad andare a vedere le impostazioni. Abbiamo la possibilità di mettere l'HDR, di settare il flash, quindi continuo, automatico, oppure toglierlo completamente, e le impostazioni, dimensione delle foto, 8 megapixel, registrare la località o la modalità scena. Qua possiamo anche decidere di andare a scattare una foto panoramica oppure passare direttamente ai video, video che vengono registrati alla qualità massima di 1080p, registrare la località, super fine quality che non migliora la qualità poi alla fine del video, e infine il rallentatore, attivare o meno il rallentatore. Ritorniamo alla fotocamera e facciamo un scatto veloce. Ecco, vedete, ha quel piccolo difetto, è la messa a fuoco a volte un po' lenta e qualche rallentamento, ma nulla di granché. Andiamo direttamente, ecco, vi faccio vedere le foto. Per essere un tablet si comportano veramente molto molto bene, nel senso che anche all'aperto sono buone, non c'è tanto rumore video. Vi faccio vedere anche questa, ecco, questa è stata scattata senza HDR e questa con HDR, buona la macro, veramente belle. La differenza con o senza HDR sinceramente si vede leggermente, ma neanche più di tanto. Questa è una foto scattata col flash, dove il flash potete vedere ha riflesso più sul muro che nello spazio buio. Qua con luce, diciamo che il rumore video c'è, ma più che sufficiente la fotocamera per essere un tablet, ecco, avere un sensore da 8 megapixel. Per quanto riguarda invece i video, come avevo detto prima, vengono registrati a 1080p. Da HP Slate 8 Pro, video che viene registrato a 1080p. Audio leggermente incassato, video sono buoni, soprattutto se portati al computer, peccato che mentre registriamo e mentre vediamo l'audio, il video, soprattutto in 1080p soffrono di qualche lag, di qualche piccolo rallentamento. Non capiamo come mai, visto che comunque sia su questo tablet, il lettore video di questo tablet legge praticamente tutto tranne i DVX. Infatti gli MKV a 720p, 720p e 1080p vengono riprodotti sia a livello di audio sia a livello visivo, invece i DVX, come potete vedere, non funzionano, mi dicono che è impossibile riprodurre il video. Riproduciamo il 1080p. E qua si vede anche la bellezza di questo schermo. Ok, la galleria che non mi funziona, si è riattivata, speriamo che adesso il video vada. Intanto vi faccio un leggero zoom. Ok, come potete vedere adesso vi alzo anche l'audio. Il video viene ripreso veramente molto bene, fa vedere anche la qualità dei colori, bella, sono sincero.
display veramente ottimo. Intanto vi dico, l'autonomia molto buona, batteria da 5000 mAh con il nostro uso stress, 3000 in push, Facebook sempre aperto, connessione web, giocare, scattare qualche foto, registrare qualche video, ottima se arriva sera senza nessun tipo di problema. Con un uso un po' più da divano invece potrete anche utilizzarlo per 2 o 3 giorni. Vi volevo parlare invece del client mail. Client mail ottimo, soprattutto grazie anche al fatto che ci sia il display in 4/3. Vi apro un'email, non c'è nessun tipo di problema nel fare pinch in e pinch out. Comunque sia l'email viene letta tutta. Scriviamo una nuova mail e nel frattempo vi faccio vedere come funziona la tastiera. Ora, tolto il fatto che gli errori che sono stati fatti li ho fatti io e non la tastiera, intanto vi ritorno un po' indietro con lo zoom, se no non riuscite a vedere bene. E, tastiera ottima, c'è la tastiera swipe, nessun tipo di problema, la classica stock di Android, altro, il cursore lo possiamo spostare veramente dove vogliamo noi, almeno nelle mail, perché invece in un campo di testo, soprattutto nel browser, presenta qualche problema. Ecco, visto che vi ho parlato di browser, vi faccio vedere come carica. Sta caricando sia il Corriere della Sera, sia una notizia sul nostro sito androidblog.it. Su siti leggeri il caricamento è abbastanza veloce, fluido, senza nessun tipo di problema. C'è il resize del testo col doppio tap. Bene, andiamo a vedere qua in Discuss, tanto mi stanno arrivando 200 notifiche. Ciao a tutti. C'è il correttore automatico, ecco, questo invece mi ha dato alcuni problemi, nel senso che memorizza parole che io non gli dico di memorizzare e spesso vedete ciao, poi mi ha scritto coop, quando in realtà il correttore dovrebbe scrivermi corretto. Vedete, invece il cursore in questo caso mi dà qualche problema, mi si sposta l'immagine, strano, perché invece per quanto riguarda nelle mail il cursore funziona benissimo. Invece se andiamo sul Corriere della Sera, che è un sito un pochettino più pesante, c'è anche la possibilità di richiedere il sito desktop, funziona bene. Comunque sia la navigazione web mi sento di promuoverla, perché rimane comunque sia anche fluida anche su siti abbastanza pesanti. Niente da rilevare, sono sincero, tranne che con un uso un po' intenso scalda, ma questo lo andiamo a vedere nella prova poi gaming. Anzi, andiamo a vedere adesso la prova gaming. Nel frattempo, mentre carica, vi dico, come vi ho detto prima, che scalda da questo lato del tablet, però il calore si sente anche molto sul display. Mettendolo in verticale si vede anche in questa parte sinistra, molto probabilmente ci sarà posizionato il processore, però scalda abbastanza, infatti noi sentiamo sia caldo sia dietro ma anche davanti, e non è un granché. Parlando di giochi, processore Nvidia Tegra 4, 1,8 GHz, quad core, scheda grafica GeForce 62 core, bellissimo. Ecco, però quando abbiamo 1 giga di RAM solamente, ed è penso l'unico difetto che posso muovere a questo tablet, tranne quello di assemblaggio, ma poi ve lo faccio vedere dopo, è il gioco mi si blocca. Quindi io dovrò tornare indietro. Vedete che la musica continua ad andare qua. Chiudere un po' di applicazioni, chiuse tutte, e riapriamo Real Racing. Comunque sia, il gioco, giocarci su questo tablet grazie anche al processore Nvidia è veramente bello, nel senso che se lasciamo la RAM completamente libera non avremo nessun tipo di rallentamento e effettivamente giocare è piacevole. Inoltre su questo tablet è stata preinstallata l'applicazione Tegra Zone, ovvero tutte le applicazioni ottimizzate per questo processore. Andiamo a fare una gara veloce. Scusate, questa qua è eliminazione, chi se ne frega. Tempi di attesa che sono anche relativamente buoni. Ok. Partiamo, ecco come potete vedere. Vi ho tenuto attivato l'audio per poi farmi vedere come funziona l'audio. Giroscopio che funziona particolarmente bene.
nessun tipo di rallentamento, vi cambio un po' la visuale interna del veicolo. Eccoci qua. Non molti problemi, ecco qua il problema che vi dico, il giga di RAM quindi finisce per bloccarsi del tutto. Vi parlo di musica, ecco, come potrete vedere dal retro, ma come potrete vedere dall'unboxing che vi invito a riguardare, vi è il logo Beats Audio. Questo non va a creare dei miglioramenti, ovvero l'audio è abbastanza basso. Vi alzo tutto, partiamo dall'inizio, ma vi faccio sentire se andiamo a disattivare il Beats Audio, qua nelle impostazioni. L'audio in realtà non va a migliorare, possiamo dire, di potenza, ma va a migliorare di qualità, ma neanche a livello sproporzionato, possiamo dire. Invece pessimo l'audio con le mie cuffie auricolari, sono cuffie auricolari normalissime in ear, queste hanno avuto dei problemi, si sente sempre un rumore di sottofondo sia quando andiamo a vedere dei video su YouTube sia quando andiamo ad ascoltare della musica. Peccato, ma si salva benissimo. Per quanto riguarda le impostazioni, abbiamo la possibilità di fare le wireless del display, Beats Audio, c'è l'entrata anche HDMI, oltre che i doppi altoparlanti, la possibilità di azionare oppure no un salvabatteria e di andare a vedere le performance del processore o video, ovvero al massimo bilanciato oppure proprio utilizzando soltanto due corde, i quattro presenti del processore, il quale ci farà risparmiare batteria, ma diciamo che la batteria non ha questo tipo di problemi. Android è in versione 4.2.2 come vi ho detto precedentemente. Per quanto riguarda Android, come potrete vedere, è l'Android stock, abbastanza fluido, senza nessun tipo di problema. Vengono precaricate da HP box, camera per la fotocamera. Inoltre mi sono dimenticato prima di dirvi che nelle foto che andrete a scattare avete la possibilità di mettere dei ritagli, dei comunque sia delle personalizzazioni. Potete andare a personalizzare la vostra foto in stile Instagram, molto carina come funziona, la possibilità di andare a mettere anche dei riquadri particolari. Poi se vorrete creare qualcosa di più particolare c'è proprio questa applicazione Camera Box, come vi ho detto prima. Poi abbiamo HP e Print, HP Connected Photo e Print per connettere il nostro tablet a una stampante, un file manager di HP e Kingsoft Office. Ecco, reparto Office, pur montando un processore per il reparto gaming, in realtà la visualizzazione di documenti in Word, PowerPoint, io ho letto molte slide, PowerPoint, PDF, è ottima. Cioè, qualche non è proprio eccellentissima, mettiamola così, però non ha tanto rallentamento, lo schermo essendo un 8 pollici si leggono bene, da questo punto di vista qua non è promosso anche da questo punto di vista. Infine parliamo di prezzo, di listino, questo tablet viene 349 euro, manca il modulo 3G e il feed della vibrazione, che a me un po' dà fastidio, sono sincero, perché comunque sia ricevendo qualche notifica invece che volere il suono volessi saperlo con la vibrazione, non posso ovviamente saperlo perché manca. Mancando il modulo 3G, mi ripeto, va a beneficiare la durata della batteria, comunque se c'è anche un salvabatteria, ma non sarà un vostro problema. 349 euro forse sono un po' troppi, sarebbe meglio 30-40 euro in meno, comunque sia online si possono trovare. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di mettere vi piace, mi piace al video se vi è piaciuto e di farci qualsiasi tipo di domanda riguardante questo tablet sia sui commenti su YouTube oppure direttamente dall'articolo scritto su androidblog.it. Infine vi volevo segnalare, vi zoomo un attimo per farvi vedere i problemi che ho avuto, ecco qua, quello che vi dicevo prima. Come potete vedere sono quasi attaccata alla videocamera, ecco, cioè la scocca non è removibile ma si toglie. Ha qualche problema, peccato, è anche uno dei motivi per cui dico forse 349 euro sono troppi, molto probabilmente sarà dovuto all'unità, al sample che ci è stato inviato da HP.
Comunque sia tablet che promuovo ampiamente, viene promosso ampiamente, sicuramente. Rapporto 4 terzi del display, 8 pollici, ottima risoluzione, ottimi colori, ottima durata della batteria, ci si può fare di tutto. Quindi non viene consigliato soltanto a tutte quelle persone che ci vogliono giocare, ma lo consiglio anche a tutte quelle persone che vogliono un tablet da uso da divano, che ci vogliono vedere qualche, che ci si vuole vedere qualche video, che ci si vuole lavorare, insomma, ci si può fare di tutto. È veramente un ottimo prodotto. Io vi saluto, Mattia Pignataro per androidblog.it.